Esistono uomini che nell'immaginario collettivo hanno sempre custodito tanti misteri, tanti segreti, tante circostanze a volte un po', come dire, delicate. Uno di questi uomini è stato sicuramente Licio Gelli, per tutti il maestro venerabile della loggia P2, la propaganda massonica 2, quel coacervo di interessi di varia parte, perché parliamo di interessi politici, interessi economici, interessi militari e molto altro ancora, che ha caratterizzato, indirizzato e per certi versi anche macchiato la storia d'Italia per una bella fetta di anni tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80, più eventuali strascichi. Ebbene, il Licio Gelli da dove nasce? Come nasce il suo personaggio? Chi era Licio Gelli? È stato definito in tanti modi, è stato definito affarista, doppio giochista, agente segreto. Alcuni gli hanno attribuito il nomignolo di Belfagor. Qualcuno magari se lo ricorderà, quello sceneggiato francese in bianco e nero del fantasma del Louvre che si aggirava per le sale col lungo mantello nero, stando in silenzio. Ecco, forse Belfagor è il nomignolo più adatto di questo Moloch silenzioso e che la cui sola presenza, il cui solo nome fa paura. Non occorre che faccia nulla, basta vederlo e ci si mette subito paura. Gelli per tanto tempo è stato un uomo che ha fatto paura, che ha suscitato paura, ha suscitato timore in diverse fette della società italiana. Licio Gelli nasce da una famiglia pistoiese. Il padre è un mugnaio, la madre una casalinga, quindi una famiglia, diremmo oggi, di artigiani. È una testa calda. Come ci racconta Indro Montanelli nella sua Storia d'Italia, a 16 anni viene espulso da tutte le scuole del regno, si dice per aver malmenato un maestro. All'epoca la scuola era molto diversa da quella di oggi, bastava anche solo un ceffone o una parola di troppo e si finiva espulsi per sempre. Forse è anche per questo motivo che Licio Gelli, ancora minorenne, si arruola volontario per la guerra di Spagna, dove già si era recato un fratello maggiore, Raffaello, che morirà poi nella battaglia di Malaga. Fatto sta che quando torna a casa, con il distintivo da decorato e da reduce della guerra di Spagna, Licio Gelli è una persona completamente diversa, non tanto nel carattere quanto per le istituzioni fasciste del periodo, perché un conto è l'alunno riottoso che tira un ceffone al maestro, un altro conto è l'eroe di guerra o comunque il reduce. E anche grazie a questa patente guadagnata sul campo, Gelli diventa un personaggio perché inizialmente entra a far parte del GUF, gruppi universitari fascisti, pur non essendosi mai iscritto all'università, cosa abbastanza strana. Diventa addirittura ispettore del GUF, ispettore del Partito Nazionale Fascista per tutte le attività giovanili, esistono anche diverse foto dei suoi documenti. Attraverso queste qualifiche Gelli viene mandato nella ex Jugoslavia per sovrintendere al trasporto in Italia del tesoro nazionale della Jugoslavia, il tesoro dell'ex re Pietro II Karađorđević, che è scappato dopo l'invasione nazifascista del 1941. Sono ovviamente tonnellate di oro in lingotti, ma anche di gioielli, monete antiche e altro. Tra l'altro, di tutto questo tesoro, al momento della restituzione alla Jugoslavia, si lamenterà un ammanco di diversi lingotti d'oro. Lingotti che la leggenda vuole siano arrivati fino in Argentina, forse a aiutare Juan Domingo Perón quando ha preso il potere, forse a garantire il passaggio per tanti ustascia croati in fuga dalla vendetta dei titini, forse a costituire un primo fondo di garanzia dello stesso Gelli per le sue attività future. Non si saprà mai, diversi anni dopo verranno trovati alcuni lingotti nelle fioriere della residenza aretina di Gelli, Villa Wanda, nelle fioriere verranno trovati dei lingotti, ci sarà
saprà mai se fossero lingotti provenienti da quel famoso carico, ma no? Gelli è sempre sperduto. Comunque arriviamo nel periodo bellico. Gelli prima è un fascista, aiuta i fascisti appunto a contrabbandare il tesoro, poi nel pieno della riconquista dell'Italia da parte degli alleati cambia sponda, diventa se non proprio un partigiano, un fiancheggiatore dei partigiani. Approfitta delle sue qualifiche per ottenere dei lasciapassare che poi distribuisce ai partigiani. In un caso addirittura si presenta in divisa alle ville Sbertoli, che era un ex manicomio trasformato in carcere per i partigiani, e favorisce con questo suo blitz l'evasione di alcuni capi partigiani. Una mossa che col senno di poi gli frutterà un lasciapassare partigiano molto prezioso, perché alla fine della guerra Gelli è tra coloro i quali rischia la vita perché potrebbe essere fucilato per la sua precedente militanza con i fascisti. Evita la fucilazione proprio grazie a questi lasciapassare. Passano gli anni e Gelli lo ritroviamo, prima come autista segretario factotum dell'onorevole democristiano Romolo 12, poi come direttore di uno stabilimento della Fermaflex, no, abbastanza conosciuto in Italia, fabbrica di materassi, che aveva aperto uno stabilimento nel Frusinate, collegio elettorale tra l'altro di Giulio Andreotti, attingendo ai famosi fondi della Cassa del Mezzogiorno, quell'istituto che è stato creato per dare una possibilità alle imprese di impiantare nuovi opifici in zone economicamente depresse, quindi per ravvivare un po' l'economia italiana. Nel 1963 Licio Gelli compie un passo decisivo, entra in massoneria, esattamente nel Grande Oriente d'Italia, la più antica, più grande comunione massonica italiana, e fa rapidamente carriera, scala i vari gradi iniziatici e già alla fine degli anni 60 ottiene un incarico particolare, gli viene conferito un incarico, diremmo così, esplorativo per ricreare quella che tanti anni prima, fino all'Ottocento, era stata la loggia propaganda massonica, che era il fiore all'occhiello del Grande Oriente d'Italia. Era la loggia in cui venivano convogliati i parlamentari, i militari di alto grado, che non potendo frequentare le loro logge in giro per l'Italia perché chiamati a Roma per lavoro, frequentavano appunto questa loggia di cui il Gran Maestro ricopriva il ruolo di maestro venerabile a vita. Inizialmente la P2 si chiama P2, a proposito, lo chiariamo, perché la propaganda massonica resta vuota dal scioglimento decretato dal fascismo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi, con la ricostituzione delle obbedienze massoniche, viene suggerito dagli anglo-americani, che danno una mano ai massoni italiani, di numerare le logge come fanno loro. Quindi alla propaganda massonica, che all'epoca era vuota, tocca il numero 2. All'epoca propaganda massonica non era esattamente vuota, ma soprattutto non operava. Era una sorta di parcheggio. Era un'epoca, quella tra il 1945 e la fine degli anni 60, in cui la massoneria è ancora in fase di riorganizzazione. D'altronde ci sono diversi problemi da gestire, uno di questi anche riguarda Palazzo Giustiniani, la storica, il Grande d'Italia sequestrata dal fascismo. E alcuni massoni, quando non riescono a trovare collocazione in una loggia del Grande Oriente d'Italia per motivi logistici o per altro, vengono parcheggiati temporaneamente nel piedilista della propaganda massonica numero 2, finché non trovano una nuova collocazione. Ma l'idea del Grande Oriente d'Italia è quella di tornare a popolare quella che ormai chiamano tutti la P2, di personalità di spicco. L'incarico che parte da Giordano Gamberini, Gran Maestro, e poi continua col suo successore Lino Salvini, viene affidato appunto a Gelli, quello di cominciare a mettere mano alla P2. Inizialmente viene nominata Gruppo Gelli, e poi Gelli stesso riceve un incarico da segretario amministrativo, un grado che in massoneria non esiste, non è neanche un incarico, nessuno si è mai sentito in massoneria l'incarico di segretario amministrativo. Esiste il segretario di loggia, ma lui gran segretario,
responsabilità amministrativa assolutamente non esiste. E poi, passo successivo, in delega del Gran Maestro, Gelli diventa il maestro venerabile di questa figura, che nel frattempo cresce, cresce sempre di più perché entrano militari, tanti, entrano funzionari pubblici, tanti anche questi, comincia a entrare anche politici, anche di un certo livello, anche parlamentari e anche ministri. Cominciano a entrare giornalisti, capitani d'industria, addirittura entra il figlio dell'ex re Umberto, Vittorio Emanuele di Savoia. C'è di tutto. Ci sono anche alcuni personaggi stranieri, alcuni argentini, alcuni americani. Si vocifera abbastanza su questi personaggi. Comunque, la P2 cresce e Gelli ovviamente comincia a sfruttare il suo potere. Cresce a tal punto la P2 da destare dei sospetti all'interno dei grandi eventi d'Italia. Qualcuno comincia a dubitare di quello che sta facendo Gelli, anche perché Gelli ha ricevuto un dono prezioso. Anni prima, all'inizio anni 60, il SIFAR, il Servizio di Informazione delle Forze Armate, poi riorganizzato in SID, aveva operato un dossieraggio illegale di centinaia di migliaia di cittadini italiani, su cui erano stati compilati dei fascicoli, dei veri e propri dossier contenenti qualunque informazione. Un'operazione appunto illegale, incostituzionale. Quei fascicoli raccolti all'epoca della direzione del SIFAR da parte del generale De Lorenzo devono essere distrutti, secondo lo Stato italiano, ma a quanto pare si sono salvati dall'inceneritore e sono finiti, gentile omaggio da parte di qualcuno, a Licio Gelli, che capisce che possono costituire una bella carta da giocare al tavolo da poker. Fatto sta che quando tanti massoni italiani chiedono al Gran Maestro Salvini di intervenire e di bloccare Gelli, è Gelli stesso a ricattare Salvini e a fargli capire che non gli conviene limitare il suo potere, anzi, forse è meglio tacitare le voci contrarie e dare ancora più sostanza al gruppo Gelli, alla nuova P2. Ed è quello che avviene. Anche quando Salvini decade dalla carica, al suo posto arriva l'ex generale Ennio Battelli, la P2 cresce sempre di più. Tra l'altro si comincia a parlare di P2 anche sui giornali. Se ne parla della P2 si comincia a parlare un po' troppo anche sui giornali. Se ne parla col clan dei Marsigliesi, col sequestro di Amedeo Ortolani, il figlio di Umberto Ortolani, che guarda caso è parte della P2 stessa. Ma si dice che sono tutte cattiverie, malelingue, dicerie. Se non che a un certo punto lo stesso Gelli, giusto per mostrare il proprio potere, avvicina lo stesso Battelli nel corso di una gran loggia, cioè una riunione di tutti i venerabili d'Italia, e gli mostra un estratto dell'elenco degli iscritti alla P2. Battelli raccontano che il suo viso cambia colore in continuazione, dice che non vuole vedere più nulla di una cosa del genere, ma tanto vuol sapere. In cambio Gelli ottiene un pacco di tessere di affiliazione in bianco, in modo tale che Gelli può fare quello che vuole, non deve neanche più comunicare al Grande Oriente quello che sta facendo. Finché si arriva alla redderazione, perché lo sappiamo, ogni volta che si combina qualcosa di non esattamente lecito, prima o poi si deve pagare il conto, prima o poi bisogna arrivare alla resa dei conti. La resa dei conti si manifesta nella primavera del 1981. Ci sono due giudici di Milano, Turone e Colombo, che stanno indagando sul crack Sindona. Michele Sindona, bancarottiere, avvocato siciliano, era fuggito dall'Italia poco prima che gli stessi giudici di Milano gli spiccassero un mandato di cattura per bancarotta fraudolenta. Ha fatto fallire in Italia la banca privata italiana, fusione di Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, e negli Stati Uniti la Franklin National Bank, una delle 20 maggiori banche degli Stati Uniti. È inseguito dall'Interpol, eppure Sindona tranquillamente vive all'Hotel Pierre di New York, da cui manda i suoi ordini in giro per il mondo, ordina tra l'altro anche l'uccisione del commissario liquidatore della banca privata italiana, Giorgio Ambrosoli, e poi a un certo punto sparisce nel nulla. Va in Sicilia, Sindona, finge un rapimento da parte di una associazione terroristica,
mentre in Sicilia, alla ricerca di soldi e di documenti scottanti, viene aiutato da un misterioso personaggio, si chiama Giuseppe Micheli Crimi, è un medico, ed è anche massone, ed è proprio iscritto alla P2. Ed è risalendo le tracce lasciate da Micheli Crimi che i giudici Turone e Colombo arrivano ad Arezzo. La residenza di Licio Gelli, cioè Villa Banda, la villa che ha comprato e che ha intitolato a sua moglie Banda. Lì è alla Giole, che è una delle società commerciali di proprietà dello stesso Gelli. Cosa trovano gli investigatori della Guardia di Finanza mandati dai giudici di Milano? Trovano tanti documenti, tra cui una lista, la lista degli appartenenti alla P2. E quella lista fa tremare i polsi, perché dentro c'è veramente di tutto. Ci sono praticamente i vertici di tutte le forze armate: l'esercito, la marina, l'aeronautica, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, i vertici della polizia, dei servizi segreti. Ci sono un paio di ministri, sottosegretari, parlamentari, giornalisti. C'è veramente di tutto là dentro. È un terremoto tale, quello della P2, della scoperta delle liste della P2, che porta alla caduta del governo presieduto da Arnaldo Forlani, la formazione di un nuovo governo, il primo guidato da un non democristiano, il repubblicano Spadolini, un fatto epocale per la giovane Repubblica Italiana, e l'avvio di una commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Finanzelli. La commissione d'inchiesta impiegherà 3 anni per giungere a delle conclusioni, la conclusione tra l'altro con un rapporto di maggioranza che lascerà l'amaro in bocca a tanti, perché sembra una soluzione un po' salomonica, in alcuni casi troppo punitiva, in altri casi forse troppo edulcorata. Fatto sta che la P2 spunta come un fungo velenoso in tanti fatti di cronaca. Era spuntata ai tempi dell'omicidio di Vittorio Corso nel luglio del 1976, rispunta all'indomani della strage di Bologna del 2 agosto del 1980 con i tentativi di depistaggio, spunta quando viene decretato il fallimento del Banco Ambrosiano e viene ritrovato il cadavere di Roberto Calvi appeso sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, spunta quando si parla della maxi tangente Enimont, del conto protezione del PSI. Insomma, è un'ombra inquietante, quella di Gelli e della Pippa. Licio Gelli in tutto questo per un periodo di tempo sparisce, si dà la latitanza, viene a un certo punto arrestato in Svizzera quando sta cercando di smuovere alcuni fondi, scappa dal carcere di Champdollon corrompendo le guardie, si rifugia in Sud America, rientrerà in Svizzera nel 1987 con un accordo firmato dai suoi legali che permettono il ritorno in Italia a patto che non possa essere processato per determinati reati, e anche questo è un qualcosa che, se noi pensiamo, fa abbastanza inarcare le sopracciglia, perché per quale motivo Licio Gelli non può essere processato per alcuni reati che gli vengono contestati. È abbastanza singolare come cosa. Dovrà comunque rispondere di tanti fatti, a cominciare dal depistaggio per la strage di Bologna, continuando per il crack dell'Ambrosiano e poi il conto protezione del PSI e molto altro ancora. Ci sarà addirittura una denuncia per vilipendio al capo dello Stato, perché a un certo punto, in una intervista a un periodico, lo stesso Licio Gelli aveva lanciato delle ombre piuttosto pesanti su Oscar Luigi Scalfaro, che all'epoca era presidente della Repubblica Italiana. Personaggio, dicevamo, Gelli assolutamente indecifrabile. Negli anni Gelli ha intessuto relazioni con i dittatori argentini, prima Perón e poi addirittura con la giunta militare che provoca la tragedia dei Desaparecidos e che dichiara guerra all'Inghilterra per il possesso delle Falkland. È amico di molti politici della Democrazia Cristiana, compreso Giulio Andreotti. In tanti casi vengono addirittura fotografati assieme. La
segretaria storica di Giulio Andreotti, la signora Enea, dirà in commissione d'inchiesta che effettivamente sì, Andreotti conosceva Licio Gelli per frequentazioni comuni nel collegio del Frusinate, il collegio elettorale. Poi ha dei rapporti con i servizi segreti americani, Michael Ledin, ad esempio il super consulente del caso Moro, viene indicato da molti come un agente della CIA e tra l'altro Michael Ledin è all'interno delle liste della P2. Se ne parla anche riguardo all'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per un periodo pare che Dalla Chiesa, non solo il fratello Romolo, di cui è accertata la presenza nella lista, ma lo stesso Carlo Alberto, fosse all'interno della P2 o avesse presentato domanda di ingresso alla P2, poi forse una domanda che non è mai stata accolta. Forse perché lo stesso Gelli subodorava qualcosa, temeva che il generale ficcasse il naso all'interno di questioni troppo scottanti. C'è tanto, c'è troppo dentro. A un certo punto si parla addirittura di Gelli come di un riciclatore di denaro. D'altronde il crack dell'Ambrosiano vede interessata anche la banda della Magliana, oltre a Pippo Calò, il cassiere della mafia, uno degli uomini più potenti di Cosa Nostra, e pare che Roberto Calvi sia stato ammazzato perché non era riuscito a garantire la restituzione dei soldi che la banda della Magliana e Cosa Nostra avevano investito nell'Ambrosiano perché li riciclasse. A un certo punto si parla addirittura del Vaticano. Immaginate un massone che tecnicamente per la Chiesa Cattolica è scomunicato, che fa, va d'accordo, comunque fa degli affari con degli elementi del Vaticano. Si parla di Paul Casimir Marcinkus, il presidente dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, ma non solo lui. È come il diavolo e l'acqua santa che vanno a braccetto. Perché? Perché ci sono degli affari in ballo. D'altronde del crack d'Ambrosiano a un certo punto si dice che i soldi spariti siano finiti in Polonia a finanziare Solidarnosc. Quello che è certo è che Marcinkus faceva affari con Roberto Calvi e i due si erano scambiati delle lettere di patronage di manleva per coprire gli ammanchi dell'Ambrosiano. Insomma, la vicenda di Licio Gelli presenta tante di quelle ombre e la maggior parte non siamo neanche riusciti a sollevarle. Sappiamo solo che Licio Gelli ha lasciato un archivio. Ha lasciato un archivio in cui ci sono alcuni documenti, alcuni che non valgono assolutamente nulla, altri che hanno una parvenza di interesse ma che necessiterebbero di una chiave di lettura precisa per capire la portata dei documenti stessi. Licio Gelli dietro di sé ha lasciato tanti misteri, non solo i lingotti d'oro nelle fioriere di Villa Banda, ma anche il suo interesse dietro la strage di Bologna, perché ha collaborato con Francesco Battenta e Sismi Parallelo al depistaggio delle indagini, perché anni dopo Licio Gelli ha rilasciato un'intervista dicendo che la strage è stata accidentale, si è trattato di un mozziconi di sigaretta che è finito sul carico esplosivo, qualcosa di assolutamente madornale e smentito da tutti i periti balistici. Perché Licio Gelli si è sempre impegnato a favore di certi personaggi borderline o di personaggi che erano a lui vicini o che facevano parte della P2, pensiamo al generale Santovito, salvo poi cambiare versione più volte a seconda delle convenienze? Perché Licio Gelli si è impegnato sempre con Roberto Calvi per garantire l'apertura del ponte protezione che doveva servire inizialmente a far rientrare il PSI dell'esposizione debitoria nei confronti del banco e poi è diventato un canale di finanziamento praticamente illimitato ed è servito pure per tangenti? Ci sono troppi perché lungo la strada. C'è sempre il perché del ritorno di Licio Gelli in Svizzera e della Svizzera all'Italia, o una sorta di impunità per determinati reati. Perché Licio Gelli non è mai stato inquisito per cospirazione contro lo Stato, nonostante ci fosse quel famoso programma, lo schema R o programma di rinascita democratica scritto da Gelli assieme a Francesco Cosentino, il segretario della Camera dei Deputati,
per rimodellare l'Italia secondo una formula di repubblica presidenziale o semipresidenziale alla francese. Ci sono troppi perché lungo la strada. Quello che Licio Gelli ha lasciato è stato un pamphlet giovanile, Fuoco, che racconta la sua esperienza di legionario in Spagna. Ha lasciato, come già detto, l'archivio, ha lasciato gli interrogativi, ha lasciato Villa Vanda, ha lasciato gli elenchi della P2, di cui ancora oggi ci si domanda se siano completi o se manchi qualche pagina. Ha lasciato un'ombra sulla massoneria italiana che ha pagato un prezzo altissimo a causa di tutto quello che è avvenuto con la P2, nonostante il Grande Oriente d'Italia abbia espulso tanto Gelli quanto tutti i suoi sodali proprio per indegnità e per quello che avevano combinato. Gelli resta oggi, sono trascorsi ormai quasi 6 anni dalla sua morte, resta il grande punto di domanda della storia repubblicana. È stato solo sfortunato, è stato un manipolatore, è stato un agente segreto, è stato un collettore di interessi, è stato un politico mancato, è stato un golpista mancato, o è stato altro? Lui non ci può più rispondere. Gli interrogativi, come detto, ne ha lasciati fin troppi. Rispondere a tutte queste domande penso sia molto 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 difficile, e chissà quanto tempo ci vorrà per affrontarle una alla volta e trovare una spiegazione plausibile a ciascuno.